Ah, che bella giornata! Madre Natura ci ha di nuovo fatto un regalo! È ora di uno snack! Chi è che mi chiama? Pronto? Sì, sto arrivando! Eh? Aspetta! Sì, i documenti stanno arrivando! Che bel cetriolo! No, voglio il report entro oggi! Aspetta, un'altra chiamata! Ups, stia attenta, signorina! Odio redigere i verbali, è la parte peggiore dell'arrestare le persone. Guarda quello che fai, nonno! Hai distrutto il mio cetriolo! Mostro! Stai scherzando! Me ne devi un altro! Cosa? Sei pazzo? Cos'è tutto questo rumore? Ehi, che succede qui? Mi vedete, vero? Guardate che disastro, vergogna! Sapete che è vietato sporcare! E la pena è una challenge di cucina! Cosa? Ma sono una donna impegnatissima! Via! Dove siamo? Cos'è successo? Oh, sei tu! Che lo show abbia inizio! Guarda, la ruota sta girando! Amo i waffles! Apriamo la cloche! Impasto per pancake! È mio! Sei troppo lento, nonno! Dovresti rispettare gli anziani! Dammelo! No, è mio! Lascialo! Basta! Togli quelle mani! Come fai ad essere così forte? Sei nei guai ora! Aspetta, devo fare una chiamata! Spero sia ancora sveglia! Evviva! Oh, ecco! Ma che... Oh, è il mio telefono! Come si usa questo aggeggio? Pronto? Mi serve il tuo aiuto! Questa ragazzina pestifera mi ha rubato il mix per pancake! Sta parlando di me! Avresti dovuto vedere la rabbia nei suoi occhi! Ok, io inizio! Mi serve una piastra da waffle! È tutto ok, non ti preoccupare! Com'è melodrammatico! E ora faccio il mio impasto! Wow, è stato veloce! Ho aggiunto il colorante alimentare rosa e l'ho messo in una sacca poche. Così è più facile da mettere nella piastra per waffle. Inizio dalla parte esterna. Ora voglio lasciare uno spazio nel centro, proprio così. Poi provo con un altro colore. Poi uso il blu per il centro. Perfetto! È ora di cuocerlo. E ora aspetto. Direi che basta. Vediamo com'è venuto. Wow, pazzesco! Non ho mai visto un waffle così. Ne faccio altri. Sembrano buonissimi e hanno un odore ottimo. Ti mando qualcosa di speciale, grazie, ti voglio bene. Oh, com'è lamentoso. Ora ti faccio vedere. Ecco. Dovrei avere paura. È il libro di ricette della nonna. Sono tutte ricette deliziose. Che ricetta dovrei provare? Aspetta, c'è qualcosa che non va. È una bustina di caramelle. Sono confuso ora. Forse la nonna perde colpi. Ma meglio di niente. Ma cosa ci faccio? Sì! Verrà benissimo. Non sarà di certo un waffle noioso. Inizio con la caramella gialla. La metto nella piastra del waffle. Parto da fuori. Me ne servono altre. Poi ci metto i bastoncini del gelato. Facciamo cuocere! Le caramelle si scioglieranno e saranno morbidissime. Aspetto si freddino. Wow, è un lecca-lecca waffle! E ora tiriamole fuori. L'incubo più grande della mia dentista. Per fortuna non c'è. Wow, è come avere una festa in bocca. È delizioso. Oh, ho un'idea. Ehi, esci da qui. Shaw, stai rovinando l'atmosfera. Ho della panna. Posso metterla sopra i waffles. Oh sì, che bontà. Non potrebbe essere meglio di così. Ho l'acquolina in bocca. Togliti! Sei mia ora! Prendi questo! Che hai fatto? Oh, è stata la mosca! Mi dispiace! Ci rideremo prima o poi! Speriamo! Hai distrutto i miei waffle! Non è finita! Faccio karate! Oh, non vedo l'ora della prossima! Eh? Che stai guardando? Oh, scusa. Ipnotizzante, eh? Popcorn, ottima scelta. Posso aprirla io la cloche? Ok, vai. Ecco qua. Sicuramente è pesante. Continua. Un altro po'. Fai sul serio? Dai, sbrigati!
Ecco qua. Wow, chicchi di mais. Niente male. Mi ricorda le serate a vedere film. Ehi, lasciamene un po'. Ah, hai visto? Troppo divertente. Perché continua a distrarsi? Ho un piano. Guarda. Cos'è? Mi serve solo una busta di cartone. Ti ho stupita, eh? Poi mi servono i semi. Ne prendo giusto una manciata. E li metto nel sacchetto. Ok. Ok, tutto qui? Non ho finito. Poi aggiungo il sale. Mi piacciono i popcorn salati. Qualcos'altro? Oh sì, mi serve il burro. Lo metto dentro. Un sacco di burro. Manca qualcosa. Aspetta qui. Oh, la mia schiena. Quindi immagino che rimarrò qui io. Ma che... Non sono più in forma come una volta. Dove hai preso il microonde? Ce l'ho a portata di mano, non si sa mai. Facciamo i popcorn. Metto il sacchetto dentro e imposto il timer. Forza! Sta funzionando. Wow, guarda come gira. Meglio di qualsiasi programma in TV. Oddio! Popcorn deliziosi e caldi. Amo questo odore. Assaggiamoli. Salati, burrosi e croccanti. Wow, mi hai stupita. Buonissimi. Tutti miei. Ok, tocca a me. Buona fortuna. Io preferisco usare la tecnologia moderna. Uso questa macchina per popcorn che farà tutto il lavoro al posto mio. Ecco qua. Devo riempirla bene. Ne metto un altro po'. E non devo fare altro. E ora? E ora arriva la magia. I chicchi diventano popcorn. Non vedo l'ora. Oh no, me ne rimane uno solo. Che delusione. Meglio gustarselo. Oh, sei stato tu? No, la macchina. Oh, che faccio ora? Ah, mettiti in salvo! Ah, i giovani d'oggi. Tocca a me ora. L'avevo detto che faccio karate. Troppo facile. Mi state sfidando, eh? Presi! È tutto ok. È finita? Alla fine l'ho riempito. Che paura! Aspetta, ma quelli sono i miei popcorn. Ora sono miei. Oh, direi che ci sta. Forse se... No, giù le mani. Ci ho provato. Pronto per il prossimo round? Gira la ruota. Uova! Ora sì che si ragiona. Un bello ovetto succoso al mattino. Sì, stavolta apro io. Uova! Beh, dovevamo aspettarcelo. Sono tantissime. Sono mie. Oh, c'ero quasi. Calmati, nessuno ha visto niente. Posso averne un po'? E va bene. E non dire che non sono generosa. Aspetta, solo un uovo. Wow, e meno male che non eri egoista. Ci sono. Mi servono altre cose. Tipo il pane. Ti sto per dare una bella lezione di cucina. Inizio facendo un buco nella fetta di pane sopra. Così. Poi prendo un uovo. Lo apro aiutandomi con la ciotola. E lo metto nel buco. Già mi piace. Aspetta. Prendo in prestito il tuo microonde. Ah, ecco, l'ho riconosciuto. Metto il pane e l'uovo dentro. E poi lascio cuocere. Non dovrebbe volerci tantissimo. Devo riconoscertelo, sei molto brava. Oddio, che paura. Il mio cuore non regge. Guarda, ci aggiungo un po' di pepe. Una bella condita. Ma non esagerare. Mi prude il naso. Credo che sto per starnutire. Ciù! Finito. Molto meglio. Aspetta, ma cosa indosso? Sto benissimo. Vorrei che mia moglie mi vedesse. Nessuno mi ha detto che c'era un dress code. Haters gonna hate. Mi serve questa padella. E il mio uovo, ovviamente. Lo apro direttamente nella padella. Ma niente pezzi di guscio. Fin qui tutto bene. E ora aspetto si cuocia. Voglio che il tuo orlo coli perfettamente. Com'è il tuo piatto? Ora lo scopriamo. È un uovo delizioso. Eccellente davvero. Senti questo odore? Tipo di bruciato? Oh oh, emergenza uovo! Il mio povero uovo. È tutto ok, posso ancora recuperarlo. Affrontalo, l'uovo è andato. Dammi un altro uovo. Ok. Wow, guarda! Cos'è?
No, non può essere! Ma è vivo! Oddio, sto proprio invecchiando! No, non sta succedendo, davvero! Oh, non piangere! Questo è un ricatto emotivo! Non possiamo mangiare quest'uovo! No, non possiamo! Guarda che faccino! Non sono senza cuore! Dobbiamo lasciarlo andare! Oh, uova libere! È tutto ok, ho un piano B! Aspetta! Hai sempre un piano di riserva, tu! Ta-da! Ti presento il gallo Ricky! Dai, bello, fai un uovo! Non fare il timido! Lo sai che i galli non depongono uova, vero? Cosa? Non posso guardare! Un uovo, miracolo della scienza! Prendi questo, madre natura! Oh, sì! Preso! Certo! Aspetta, mi serviva! Va bene, tienilo tu! Volevo solo essere gentile, non pensavo se lo tenesse! Che fame! Possiamo sempre... Non mangeremo quelle uova! Mi piace questa parte! Dove si fermerà stavolta? Ecco qua! Sushi, wow! Apro la cloche! Oh, wow! Roll di salmone! Wow, sembra un'opera d'arte! Io assaggio! Ecco qua, sì sì sì! Aspetta, non riesco a prenderlo! Che strano! Fammi provare! Che succede? Non credo sia sushi! Troppo strano, non trovi? Fingiamo non sia successo! Aspetta, ho un'idea! Wow, guarda dove punti quella roba! Andiamo a pesca! Dai! Ha abboccato! Sono confuso, qui mica ci sono laghi! Non pescavo pesci! Questa non è la mia cucina! Questi li prendo io! Grazie! Oh, tutto ciò di cui ho bisogno! Ma dove sono? I miei clienti si arrabbieranno non poco! Shh! Sto provando a concentrarmi! So cosa fare! Dov'è il mio cestino? Devo pescare qualcosa! Questo l'ho già letto! Come c'è finito questo qui? Oh, un cetriolo! Ecco, cercavo questo! È perfetto! Prepariamo un po' di sushi! Va bene! Inizio da qui! Voglio togliere la parte centrale del cetriolo! Gli do una piccola spinta! Ed escono tutti i semi! I tempi moderni non sono pazzeschi? Questo non mi serve! Ora mi diverto un po'! Wow, sembra tutto così vicino! Cos'altro posso vedere? Oh, ehi, Ricky! Stai bene, amico mio? Ehi! Non fare la cacca dentro! Sta venendo bene, ma mi servono altri ingredienti! Da dove viene questo? Mi serve un po' di riso. Lo modello con la mano. Ups, è più difficile di quello che pensavo. E che disastro! Arriva! Wow, guarda qua! Sopra ci metto il salmone e dell'avocado, perché no? Poi ci metto attorno l'alga nori. Come fare un pacco regalo. Un regalo deliziosissimo! Ce l'ho fatta, ho preparato il sushi! Non vedo l'ora di mangiarlo! Ho quasi finito! È bellissimo! Sarebbe un peccato mangiarlo! Sono fiero di me! Wow, è quello che penso! Sì, diamanti! Parlo del sushi? Sto preparando un piano furbetto! Ehi, cos'è quella roba lì? Cosa? Non vedo nulla! Buonissimo! Oddio, forse è stato un errore! I miei denti! I miei bellissimi denti! Mi ero dimenticato dei diamanti! A mia moglie piacerà! Oh, Julie non deve vedere! Ehi, anche tu hai decorato il tuo piatto! Il tuo sushi sembra buonissimo! Posso assaggiare? Certo, come no! Puoi assaggiare il mio? Dov'è finito? Non so di cosa parli! Mi fanno malissimo i denti! Perché ti comporti in modo così strano? Chissà cosa ci sarà qui sotto! Che ne dite di fare colazione? Sto morendo di fame! Oh, uova crude, eh? Di solito qualcuno le cucina per me! Phew, non posso mica ricordarmi le ricette! Beh, puzza terribilmente! Un libro di cucina potrebbe tornarmi utile! Penso di potercela fare e... Crack! È stato più disordinato di quanto mi aspettassi! Colpa mia! Sarà meglio se qualcuno lo faccia per me! Come quel tizio laggiù! Ti piace quello che vedi, signore?
Certo, queste uova proprio qui, eh? Torno subito. Ora va meglio. Uova fresche per te. Oh, vediamo. Che cosa? È così leggero. Non c'è il tuorlo. Qualcuno l'ha tolto o cosa? Che cosa? Pensi che l'ho fatto io? Aspetta. Mi è venuta un'idea. Ah sì? Un'idea? Mi serve solo qualcosa per aiutarmi e guarda cosa so fare. Basta mettere la gelatina nell'acqua. Una volta messa in tutte le ciotole, bisogna mescolare e aggiungere un po' di colore. Puoi creare tonalità diverse per ogni ciotola. Assicurati solo di mescolare per bene. Grande! Ora userò una siringa per risucchiare il colore. Perfetto! Che cosa? E nell'uovo va! Ecco! Adesso metti le uova ripiene in frigo. Chi vuole dei soldi? Sono nato per fare questo. Guarda e impara. Ora che il bicchiere è ricoperto di plastica, ci romperò dentro l'uovo. Vedi come non tocca il bicchiere? Ora solleverò il cellofane in questo modo e lo toglierò dal bicchiere. Ruoterò il cellofane in modo che non si rovesci. Quindi userò un fermacarte per tenerlo chiuso, perfetto. Trasferirò ora il sacchetto in una pentola d'acqua bollente. Sembra che sia quasi pronto. Una volta messo su un piatto, taglierò il gambo di plastica. E aggiungerò il mio condimento preferito. Mua! Tagliamolo adesso! Ah! Non è cotto alla perfezione! Chissà se ci sarà qualcosa di buono qui dentro! Bingo! Wow, guarda qui! Le uova più colorate che io abbia mai visto! Sì! Dai un'occhiata a queste fantastiche uova! Che cosa? Sono le stesse uova! Salve! Quindi, non preoccuparti, ci penso io! Wow! Entrambi i piatti sono molto interessanti! Wow, che notizia meravigliosa! E come ricompensa? Ha un sapore fantastico! Vediamo cosa c'è sotto. Wow, dei biscotti! Chi non li vorrebbe? A me non dispiace affatto. Oh, del latte. Oh, Beh, puoi averlo se vuoi. Insisto. No, no, puoi averlo tu. Tu! Andiamo, forza. No, no, no. Ok, lo prendo. Grazie. Aspetta. Sul serio? Era solo un modo di dire. Dammi quel latte. Non credo proprio è mio. Io me lo merito di più. No! Guarda che cosa hai fatto. Non è un mio problema. Oh, adesso come farò a mangiarli? Sono poltiglia. Aspetta. So cosa fare. Metterò due biscotti in una tazza, poi aggiungerò una tazza di latte. E dopo aver schiacciato i biscotti con la forchetta, ci aggiungerò mezzo bicchiere di farina e un po' di cacao in polvere. Mescoliamo adesso! Una volta che diventa così, deve essere riscaldato. Metterò la tazza nel microonde e aspetterò. Circa 10 minuti. Fatto! Vediamo! Ora una piccola torta al cioccolato! Oh! Non riuscirò mai a fare di meglio. Ho solo un mucchio di stupidi biscotti. Devo pensare a qualcosa. Ne ho 5. Ci sono! Fa finta di niente. Comincio con la pasta frolla e la crema spalmabile alle nocciole. La devo distribuire uniformemente. Così. Gnam! Una volta finito aggiungerò i biscotti e il cioccolato bianco. Gli sprinkles non possono di certo mancare. E in questo caso ce ne metterò tantissimi. Fatto! Com'è buona! Oh? L'hai fatta tu! È incredibile! E non immagini quanto sia buona! Adesso taglierò un pezzo. Oh? Aspetta, non c'è più niente! Oh, che peccato! Io ho appena cominciato!
Buon appetito! Stai bene laggiù, Naomi? Sembri così triste. Va bene, te ne do un pezzo. Ma sai che c'è? Te ne darò giusto un assaggio. Sì! Ok, ecco la tua parte. Non mangiarla troppo in fretta. Quindi? Sei la migliore! Grazie! Beh, lo sapevo già. Com'è buona! Sono impressionata, Ava! Del resto ho vinto io questo round. Ok, facciamolo! Comincio io per prima! Wow, guarda qui! Un delizioso tagliere pieno di salumi! C'è tutto quello che mi piace! Wow, quanto cibo! Da dove dovrei iniziare? Con il formaggio, ovviamente! Sembra buono, non è vero? Hai intenzione di finirlo tutto? Assolutamente sì! Dell'uva! Ehi, posso provarne un po'? Fammi pensare, no! Come sei cattiva! Scusa, questo è per gusti, beh, più costosi! Lo vedremo! Fortunatamente io ho un lato subdolo! Questo formaggio sembra buono ed è mio, tutto mio! Ah, non è come sembra! Togli le mani dal mio formaggio! No, lo voglio io! Oh no, il formaggio! È bloccato sul soffitto! Non ancora per molto! Stai bene! Ho temuto il peggio! Ero così preoccupato! Oh mio eroe! Eh? Cosa hai detto? È così gustoso! Devo andare! Ma che strano! Adesso voglio vedere quello che ho io! Eh? Solo questo! Un pezzo di formaggio! Non è nemmeno bello da vedere! Cos'è questo odore? Ti sei tolta le scarpe! In realtà l'odore non è poi così male! Ho sentito di peggio! Beh! Tienilo lontano da me! Smettila di fare la drammatica! Voglio accostarlo a qualcosa da bere! Quante scelte! Ah, questo è perfetto! È proprio quello di cui ho bisogno! Un bel bicchiere di latte freddo! Non vedo l'ora! Fu a questo punto che Julie capì di aver sbagliato. Finalmente è il mio momento di brillare! Sono proprio brava a creare la giusta atmosfera, vero? Grazie, sei troppo gentile! No! Cosa stai facendo? Oh, i miei capelli! Ups, ne è fuoriuscito un po'! Ma fai sul serio! Scusa, sono un pochino goffa! Forse farei meglio ad andarmene! Non vedo l'ora di vedere cosa abbiamo! Oh, sembrano acqua e farina! Beh, io ho un lingotto d'oro! Wow, bellissimo! Scalpelliamo un po'! Wow, quanto oro! E voilà! Ho fatto un cupcake dorato! Ma che succede? Perché io ho solo acqua e farina? Non è per niente giusto! Immagino debba iniziare a preparare! Dovrò sporcarmi le mani in questa parte! Ok, si sta impastando! Boh, tutto incollato! Perché non posso scalpellare un lingotto? Oh, ho un'idea! Mentre non guarda, aggiungo un po' d'olio! Oh, eccola che torna! Ehi, ma che è successo al mio impasto? Ah, si finge innocente, ma so che non lo è affatto! Ok, torniamo al lavoro! Con questi confettini verrà molto meglio! E ora mescoliamo! Credo di aver finito! Mi sa che più di questo non viene! Ma cos'è quella roba? La vincitrice senza dubbio Sara! E vai, ho vinto! Un punto a me e zero a te! Prima io! È un melograno! È un frutto super elegante, vero? Elegante, se lo dici tu! Un'anguria gigante? Cosa dovrei farci? Oh. Che cosa? Non c'è più! Aspetta un attimo! Ehi, signorine! È ora di fare il pieno di succo! Che ne dite? Non credo che qui diventerà più fresco, quindi dateci dentro, ragazze!
verremmo cronometrate. Che guerra sia! Oh sì? Spremiamo allora! Com'è difficile da tagliare! Meno male che abbiamo dei coltelli affilati. Questo è certo. Gah! E adesso? Ma dentro questo coso ci sarà del succo. Io ho uno strumento molto utile qui. E ora ci darò dentro. Funziona! Ti faccio vedere io. Ah? Devo lavorare più velocemente, dai, devo creare più succo possibile. Non funziona. A meno che... Devo solo togliere tutti i semi. Vedi? Wow, che buon odore qui dentro. Questo perché sto creando tanto succo. Devo mantenerlo fresco, così dovrebbe andare. Non ho ancora finito. Una volta che tutti i semi sono all'interno della siringa, allora sì che inizia il divertimento. Devo solo aggiungere un piccolo beccuccio. Devo sbrigarmi se voglio vincere. Ecco. Ok, versiamo il succo in questi bicchieri. Pronte? Beh, io sì. Sono pronta anche io. Accidenti, quanta sete. Aspetta, state bevendo tutto il mio succo. Così dolce! Io è fatto! È rimasta solo una goccia! Abbiamo bevuto tutto quanto! Oh, immagino che avete vinto entrambe! Anche no! Chi se ne frega! Prima io posso? No, ferma, prima io! Questo puoi averlo tu! Oh, come brilla! Vediamo che cos'ho! Molto deludente, solo un normale panino! Una moneta d'oro, come piace a me! Questa roba mi è costata una moneta d'oro? Ma in compenso ho un'idea! Ehi, ridammela! Ne ho più bisogno io! Passo la moneta sul panino, così diventerà un panino dorato! Non male, eh? Ma che schifo! Potevi evitare di sparare caccole! Oh, chiedo scusa! Mi dispiace tantissimo, che assoluto imbarazzo! Che schifo, è rovinato! Aspetta, so come rimediare. Devo scrivere prima una lettera. A chi stai scrivendo? Sarà mica una lettera d'amore. Ora devo spedirla. Che cosa c'è scritto? La spedisco per posta aerea. Via! Ok, meglio farmi gli affari miei. Wow! Guarda quanti ingredienti, sono tantissimi! Devo fare l'hamburger io da sola? Sembra buono. Ma proviamoci, che devo dire. Non me la cavo bene in cucina. Di solito pago altra gente per farlo. È più difficile di quel che sembra. Ma almeno mi sto dando da fare. Oh? Che cos'è? Nessun problema. Devo fare subito la pulizia alle calcagna. Che stai facendo con quel cetriolo? Però, ottimo servizio. Questo mi servirà. Ma mi serve altro aiuto. Ehi, hai chiamato? Dovete farlo voi. Mi sembra giusto. Sempre meglio avere qualcuno che fa il lavoro al posto tuo, vero? Che stai facendo? Aspetta, hai delle persone in miniatura al tuo servizio. Altro giorno, altri soldi. Non sai che l'hamburger devi farlo tu? Mi sembra una gran fatica. Non è giusto. Aspetta un attimo, ho un'idea. Ecco qui. Come andiamo, piccoletto? Mi serve una mano, devo fare questo qui. Pensi di poterci riuscire? Mi fa il solletico. Ok, fa quel che devi. Wow, niente male. Facciamolo. Wow, ora va molto meglio. Si vede che ho un talento naturale. Com'è possibile? Avrà fatto pratica? Che faticaccia. Non male. Non hai ancora visto il meglio? Ora che ci serve? Ah, il pomodoro! Un gioco da ragazzi! Davvero notevole! Dobbiamo bruciarlo un po' usando questa torcia, così gli daremo un bel colore. Che buon profumo! Lo mangerei già adesso, ma devo resistere. Il pomodoro sarà il mio panino. Ok, dovrebbe bastare. Adesso assembliamolo. Comincio dalla lattuga, poi metto il formaggio.
Poi metto il cetriolo. Poi metto l'altra fetta di pomodoro sopra ed ecco qui. Sembra buonissimo. Come se la starà cavando, Jasmine? Wow, quello sì che è un bel lavoro. Grazie, mi fa piacere. Wow, un hamburger dorato. Questa è per voi, ve la siete meritata. Oh, i miei denti! Deve esserci stato un errore. Perché non ci ho pensato? Mi è già successo altre volte. Bene, adesso assaggio il mio di hamburger. Vuoi provare? Davvero? Che gentile! Figurati, prendo un po' di questo cetriolo. Pronte per la prima challenge? Del delizioso ramen. Ehi, guarda! What? Amo il ramen! E che dovrei farci con questo? Pensavo fosse facile da mangiare. Un aiutino? Devo fare tutto io. Ok. Wow, hai visto? Come hai fatto? È mio, mollalo. No, mai. Non ci credo. Ehi, sei stata lenta. Io sto cucinando il mio ramen e ora metto l'altro blocco nel bollitore e lo accendo. È un modo diverso di cuocerli, ma devo dire che funziona. Ho già l'acquolina in bocca. Guarda come sono belli. Sono pronti. Non vedo l'ora di assaggiarli, ma manca qualcosa. Un bel wurstel felice. Ah, vero, ma non giocare col cibo. Oh, e dai, guardalo. Lo mangerei. Devo farmi venire in mente qualcosa. Non sta funzionando. Perché è così difficile? I noodles crudi non sono buoni. Non so che fare. Mi dispiace, posso aiutarti? Ehi, Tina. Psst. Che c'è ora? Guarda un po'. Puoi usarlo per i noodles. Davvero? Oh, che caccola gigante. Ok, dai. Ci metto dell'insalata. È come fare un hamburger. Questa me la tengo per dopo. Ehi, è finito il tempo. Fiu, giusto in tempo. Non è il massimo, ma andrà bene. Che hai fatto? Non ha un bel aspetto, però ci ho provato. Mi spetta qualcosa? No, guarda il piatto di Eva. I suoi noodles sono cotti. Direi che a questo giro vinco io. Ok, tocca a me iniziare. Oh, che delusione. È un dolcetto a forma di pizza. Wow. Aspetta, ma quella è una pizza vera. Per me solo il meglio. Non vedo l'ora di mangiarla. Che diavolo? Dove sono pomodoro e formaggio? Cosa sta succedendo? Non va affatto bene. Maggiordomo? C'è qualcosa che non va, signorina. Che ne pensi? Sulla mia pizza non c'è alcun condimento. Subito, signorina. Non dovrebbe essere così difficile. Ecco qua. Oh, bene, ho capito. Grazie. Ah, ora sì che va meglio. Guarda che pizza. E ci sono tutti i miei condimenti preferiti. Buon appetito. Sembra così buona. Puoi andare adesso. Quindi niente mancia? Non vedo l'ora di assaggiare. Ho già l'acquolina in bocca. È così gustosa. La voglio anch'io. Questa forchetta mi sta rallentando. Voglio usare le mani. Vabbè, fammi vedere meglio la mia di pizza. È un po' piccola. Insomma, è piuttosto deludente. Ah, ne voglio ancora. Potrei mangiare pizza per tutto il giorno. Buon per te. Beh, è sempre cibo. Fammi assaggiare. È un po' gommosa. Forza! Com'è dura! Ma sarà fatta di gomma. Grazie per l'aiuto. Che faticaccia. Com'è? Beh, ho mangiato di meglio. Meno male che ho la mia di pizza. Sono così gelosa. Aspetta, lo so. Posso averne una fetta, per favore? Vattene via. Solo un piccolo morso. Sul serio? Ci è mancato poco. Quasi. Solo un pochino ancora. Cosa stai facendo? Devo solo fare finta di niente. Ok, puoi avere una fetta. Lascia che ti aiuti. Ah, presa. Sei mia. Ammiro la sua determinazione. Vieni da me. È incredibile. Sappi che avrai soltanto una fetta. Facciamo insieme stavolta, via! Oh, mix di pancake, wow!
Wow, sarà buonissimo! E ho anche la farina. Allora, che stiamo aspettando? Mi servirà un po' di latte? Sì, ti servirà, naturalmente. Io userò un po' di acqua. Sicuramente andrà bene, faccio di testa mia. Ok, non assaggerò il tuo. Mi servono le uova adesso. Allora, vediamo che cosa ho qui. Oh, certo, anch'io. Vediamo un attimo. Un uovo fresco. Wow. L'ho fatta apposta. Devo versare l'uovo in una ciotola. Come se fosse chissà che, insomma, io... Io non ce l'ho! Oh, ma chi ha bisogno di una ciotola? Verrà fuori un gran casino. Diamoci da fare. Incredibile, darei il mio oro per una ciotola. Ma forse posso ancora preparare i pancake. Userò questa busta. Ci verso dentro l'uovo, poi aggiungo l'acqua e poi sigillo la busta. Adesso agito un bel po'. Che cosa mi tocca vedere? Io e il mio mixer. L'impasto così verrà morbido e leggero. Mi diverto! Meno male che non sono io. Ora aggiungo il mio ingrediente segreto, qualche goccia di colorante. Dovrebbe bastare. E adesso mescoliamo. Avrà un aspetto stupendo. Che te ne pare? Non male se ti piace quel genere di cose. Solo qualche gocciolina qui sopra e i miei pancake saranno carinissimi. Devo fare in fretta. Non voglio che si brucino. Adesso li giro dall'altra parte. Sono così tanti. Ma stanno venendo molto bene. Ah, la metti così, eh? Userò questa bottiglia. Così sarà tutto più facile. Farò pancake a forma di cuoricino. Ora riempirò la forma. Che bello questo colore così rosso. Quasi fatto. Ora lo metto a friggere. Ed è pronto per essere girato. Wow, sta venendo perfetto. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Sicuramente sarà buonissimo. Una bella pila di pancake. Sono molto belli, ma i miei mini pancake lo sono ancora di più. Li metto in un bicchiere. Ecco, ho finito. Direi che la vittoria qui è fuori discussione. Assaggiamo. Sono così buoni. Anche i miei. Sono piccoli e carini. Ne voglio ancora. Vedete questo pesce? Voglio che prepariate un piatto a base di pesce. Devo fare una chiamata. Pronto? Voglio il pescato del giorno, ora. Che rapidità! Perfetto! Quanto le devo? Anzi, guardi, tenga il resto. Wow, sembra delizioso! Complimenti allo chef! Per fortuna ho portato con me la canna da pesca. Andiamo a pescare! Ah? La mia corona! Ho preso qualcosa! Oh! Ups! Ecco qua! Riproviamoci! Ehi! Questo non è un pesce. Rimandiamolo indietro. Ah! Fantastico! E ora devo cucinarlo. A casa lo facciamo così. Che odorino di pesce. Sono abbastanza fiera, direi. Che ne pensi? Puzza! Che noia. Piatti diversi. Molly, hai vinto! Emma, anche tu hai vinto! E ora a me il pesce! Woohoo! È difficile farsi venire idee per una challenge, già lo so! Ecco che... Aspetta, così meglio, il prossimo ingrediente sono le fragole! Insieme? Vai! Wow, sembrano buonissime! Me ne prendo una! Deliziose! Sono freschissime poi! Ehi, basta! Non posso farci niente! Ti serve della cioccolata spalmabile, le renderà ancora più buone. Prendi i mirtilli e intingili nella cioccolata. Poi prendi un cucchiaio, fidati. Ti piaceranno da morire. Dovrei fare lo chef. Oh, e dai! Non è giusto, dammi qua! Farò qualcosa con queste fragole. Inizierò tagliando le fragole a metà. E le metto in un piatto per ora. Ho riempito una siringa di cioccolata che vado a spremere sopra le fragole e poi ci metto sopra un mirtillo. Ora mi serve una striscia di cioccolato e dei puntini. La siringa rende tutto più facile, sembrano coccinelle. Che carine! Sarebbe un peccato mangiarle. Molto creativa, Eva. Aspetta un attimo, devo fargli una foto, è arte. Wow, che idea geniale!
Ne voglio una. Sono mie. Oddio, bellissime. Davvero, posso prenderne una? Fatti le tue. Ma questa è cattiveria. Che farò? Questa è difficile. Aspetta un attimo. Ho un'idea. Mi serve solo questo spiedino di legno. Metto la fragola sullo spiedino. Dopodiché faccio un taglio nella fragola. Taglierò solo metà. Poi lo giro e faccio un altro taglio. Perfetto. E ora panna spray. Infilo la punta nella fragola, così, e metto la panna dentro. E ora le codette. Ci cospargo la panna. Che bello! Che ne pensi, David? Bello, eh? Sono proprio fiera. Wow, mi sta venendo una fame. Li adoro, Tina. Davvero, woohoo! Guarda, Iva. Ottimo lavoro, Tina. Sono buonissime. Sì, anche queste. Aspetta, oddio, le ho mangiate tutte. Fine del round. Ma... Iva. Beh, stavolta è facile decidere, vince Tina. Lo sapevo, mi sono davvero applicata. Questa sì che è stata una bella challenge di cucina. Speriamo ti abbia fatto venire fame. Chi pensi abbia creato i piatti migliori? Faccelo sapere nei commenti qui sotto. Ricordati di condividere questo video con i tuoi amici e non dimenticare di iscriverti al nostro canale per altri video fantastici proprio come questo.